A 20 anni frequentavo un gruppo di ragazzi chiamato la Sfigation Corporation, la società degli sfigati. Ci consideravamo degli sfigati, io ero il re degli sfigati, ed eravamo pieni di rabbia, di rancore, di frustrazione nei confronti del mondo intero. Poi io sono cambiato. Loro sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Quando li rivedo, da una parte ho piacere a abbracciarli, a ricordare i bei vecchi tempi, ma dall'altra, dopo un po', mi rendo conto che stare con loro mi fa male, perché mi farebbe tornare indietro, mi farebbe vanificare il percorso che ho fatto in tutti questi anni. E penso a quanto è importante sceglierci gli amici giusti. Vedi, quando tengo un corso di formazione, la cosa più difficile non è aiutare le persone che vengono al corso a cambiare, ad avere più autostima, a credere in se stesse, no. La cosa più difficile è evitare che chi frequenta i miei corsi, una volta che torna a casa, sul lavoro, tra gli amici, venga demotivato. Perché se tu sei a questo livello e le persone che frequenti di più sono al tuo livello, va tutto bene. Ma se tu sali, è difficile che questi vogliano salire al tuo livello, è più facile che vogliano tirarti giù a loro. E allora se vedono che tu stai cambiando, hanno paura di perderti e ti dicono: ma chi ti credi di essere? Ma perché sei cambiato? Ma non ci vuoi più bene? Per questo è molto importante che ci scegliamo le persone che frequentiamo di più. Non persone che ci demotivino, che ci facciano tornare indietro, ma invece persone che condividano il nostro percorso di crescita e che ci aiutino insieme a diventare persone migliori.